due amici, Valentina e Vincenzo. Nella vita che cosa fate? Gli insegnanti. Vi siete trasferiti da poco, più a settimo. Come vi trovate? Bene. Sappiamo anche che voi siete dei missionari. Quando lo siete diventati? E allora, qui in realtà dobbiamo precisare una cosa. Noi non siamo propriamente dei missionari, noi siamo degli animatori missionari, cioè abbiamo conosciuto il mondo della missione, allora ci siamo appassionati a questo mondo e ci siamo messi a servizio e cerchiamo di portare il nostro contributo. Qual è stata la motivazione che vi ha spinto a diventarlo? Probabilmente dopo che abbiamo conosciuto questo mondo, dopo che abbiamo visto come vive la maggior parte delle persone del mondo sul pianeta, senza diritti e senza Gesù, perché Gesù è poco conosciuto nel mondo, non abbiamo più potuto fare a meno di interessarci di tutto ciò. Animatori missionari, avete mai fatto qualche viaggio? Sì, abbiamo avuto questa fortuna. In che parte dell'Africa siete stati? In Tanzania, che si trova in Africa sotto l'equatore, vicino al Kenya. Vi siete spostati oppure siete sempre stati nello stesso posto? No, ci siamo spostati in diverse missioni, cioè in diverse parrocchie. E questo lo abbiamo fatto perché ciascuna missione, cioè ciascuna parrocchia dove a dirigere la parrocchia c'è un missionario che può venire dall'Italia, può venire dalla Francia, può venire da qualsiasi paese del mondo, ogni missione funziona in un modo molto diverso. Ci sono quelle missioni come quella dove siamo stati noi prevalentemente, che si chiamava Migoli, dove tutte le iniziative del sacerdote, che potevano essere la creazione della scuola di agraria, la creazione della scuola di cucito, la realizzazione di un'azienda agricola, eccetera, eccetera, erano distribuite tra i vari villaggi. Io vorrei però precisare una cosa, che mi pare che spesso c'è in giro un'idea un po' sbagliata del missionario, cioè si ha l'idea che il missionario è una persona che va là a far costruire pozzi o a far costruire il rosario se c'è la lebbra o la scuola se c'è analfabetismo. In realtà il missionario non ha questo obiettivo come primo obiettivo. Il suo compito è, perché sennò non ci sarebbe differenza rispetto alle associazioni o rispetto, che ne so, ad UNICEF o a tante altre associazioni bellissime, per carità. Il compito del missionario è quello di testimoniare, non solo con le parole, anche con i fatti, sì, che siamo tutti figli di Dio e fratelli e che Gesù ci vuole bene a ciascuno di noi. Ora io non posso parlare, dirti che Gesù ti vuole bene e nel frattempo ti lascio morire di fame o ti lascio morire di sete o ti lascio ignorante. Quindi le opere servono a testimonianza delle parole per dare gloria a Cristo. Questa è la differenza rispetto alle associazioni. La gente del posto come viveva la quotidianità e voi vi siete subito adattati? No, le esigenze principali che noi abbiamo sono quelle di mangiare, di avere un tetto dove poter dormire e di procurarci l'acqua per poter bere, ma anche per l'igiene personale, e il fuoco per cucinare i cibi, per riscaldarci e per difenderci dagli animali. Bene, la vita delle persone che noi abbiamo conosciuto nel centro della Tanzania, quindi in piena savana, era contraddistinta dalla lotta per trovare l'acqua, per procurarsi l'acqua, per procurarsi il fuoco, per procurarsi il cibo, quindi con molta difficoltà. Noi ci siamo adattati per un motivo molto semplice, perché noi non siamo poveri come loro e quindi non vivevamo le stesse loro condizioni. Avevamo la possibilità di avere un tetto e di poterci pagare il cibo e il letto, quindi per noi certamente era più facile. Qual era la situazione per quanto riguarda gli abitanti del villaggio? Gli abitanti del villaggio erano estremamente poveri. Adesso la situazione, mi dicevano, che è cambiata perché la missione di Migoli è stata chiusa, quindi c'è stato un ulteriore impoverimento. Quando siamo andati noi la situazione era difficile già, perché le persone vivevano un po' di quello che offriva il lago
presso cui sorgeva il loro villaggio, un po' di commercio, di baratto fra di loro, e poi con traffici illeciti, indubbiamente. Una parte della popolazione era coinvolta in traffici illeciti, e molti di espedienti la mattina si alzavano, andavano a provare a cacciare qualcosa, a raccogliere qualcosa in giro nella campagna. Poi una cosa molto, diciamo, importante per queste popolazioni è il fatto che è difficile potersi curare. Lì la malattia più diffusa è la malaria, che per loro in qualche modo è un pochino come la nostra influenza, anche se sì, sicuramente è molto più pesante, talmente diffusa. Ma il vero dramma, la vera peste, è la diffusione dell'HIV, cioè di questo virus che è l'AIDS, e che colpisce una porzione vastissima di popolazione. Per esempio nel villaggio proprio dove eravamo noi, un villaggio molto grande, ci vivevano più di 4.000 persone, su un campione di 800 persone, fra donne, uomini, bambini, adulti e anziani, la bellezza del 40% della popolazione è risultata sieropositiva, cioè affetta da questa gravissima malattia. Infatti ci sono moltissimi bambini, moltissimi ragazzini, però ci sono pochi papà e mamma, perché molte tra le persone che sono tra i 25 e i 40 anni di età letteralmente muoiono devastati da questa malattia. Quindi ci sono veramente tanti tanti orfani, e questi orfani crescono di fatto da soli. Avete mai visitato una scuola? Sì, sì, abbiamo potuto visitare delle scuole di bambini di scuola elementare, di ragazzini come voi, e anche di scuola superiore. Le scuole sono molto elementari, nel senso che i locali dove si svolge l'attività scolastica sono molto semplici. All'interno di una classe ci possono essere anche 60, 70, 80 ragazzini, però posso dire da insegnante che l'educazione, l'ordine e il silenzio con cui questi ragazzini seguivano le lezioni era assolutamente non paragonabile alla confusione che invece si ha nelle classi dei bambini italiani, dove magari hai soltanto 20 alunni. Rifareste questa esperienza? Assolutamente sì. Anche domani. Nella quotidianità, con piccoli gesti quotidiani. Bisogna togliersi dalla mente l'idea che la pace è una prerogativa soltanto degli uomini che stanno a potere e quindi di chi ha maggiori possibilità di agire. Ciascuno di noi nel suo piccolo quotidianamente può dare un contributo alla causa della pace, anche in scelte quotidiane semplici, per esempio ridurre i consumi, o condividere ciò che abbiamo con i nostri concittadini che ne hanno meno, o anche con la differenziata, facendola accuratamente, e poi anche con l'acquisto di prodotti del commercio ecosolidale. Cosa vi ha spinto ad intraprendere questo percorso? Ci ha spinto a intraprendere questo percorso l'aver compreso che se noi viviamo in un modo contraddistinto dal benessere, in un mondo più sicuro, eccetera, non è per merito nostro, ma è soltanto perché siamo nati nel posto giusto dalle persone giuste. Se fossimo nati in un altro luogo e da altre persone, anche noi saremmo appartenuti a quella porzione di popolazione del mondo povera e che vive in condizioni di disagio. Il termine pace per voi ha lo stesso significato? Penso di sì. Soprattutto dopo che sono nati i bambini, sicuramente ci troviamo più d'accordo. Parlando di fede, in tutto il vostro percorso siete riusciti a trasmettere agli altri
la vostra fede? Questo non lo sappiamo. Sicuramente siamo venuti a conoscenza di tante persone che ci hanno manifestato la loro fede e sicuramente loro ci hanno influenzato. Sia per quello che riguarda la Tanzania, persone veramente, veramente in condizioni drammatiche e pesantissime, che però avevano una fede in Dio e una gioia di vivere straordinaria, ma anche, a dire la verità, in Italia, nel nostro paese, dove in particolare mia moglie Valentina ha avuto la possibilità di lavorare con persone che molto spesso nel nostro paese vengono emarginate, come gli zingari, e tra queste persone ha trovato esempi di fede straordinari, di fede veramente, veramente eccezionali. Come vivete la vostra fede in famiglia e come la trasmettete ai vostri figli? Questa è una domanda molto difficile, cerchiamo di viverla come ci viene, nel senso, sicuramente abbiamo trovato una buona guida nel parroco di questo oratorio, la Santissima Trinità, in generale della parrocchia Santa Maria, e poi una guida che ci sta dando molte, molte indicazioni, però poi nel nostro rapporto di coppia, cercando di affidarci il più possibile a quello che Gesù ci dice attraverso il Vangelo. Avete mai avuto dei dubbi sulla fede, sulla vostra fede? Sempre. Certo. Sempre. Certo, i dubbi sulla fede ci sono sempre. Fede è una parola importante che significa credere. E credere significa, almeno la parola che in italiano viene tradotta credere, nella Bibbia, nella lingua originaria della Bibbia, significa appoggiarsi. E allora avere fede significa appoggiarsi a qualcuno, appoggiarsi completamente a qualcuno, come per esempio mio figlio adesso è seduto su sua madre, non potrebbe mai immaginare che sua madre lo lasci cadere a terra. Oppure quando due persone, un ragazzino e una ragazzina, si fidanzano. Fidanzarsi significa dare fede all'altro, appoggiarsi all'altro. Uno non pensa che si fidanza con un ragazzo, si fidanza con una ragazza e il proprio fidanzato, la propria fidanzata vadano con altri. No, ti dai assoluta, assoluta fiducia, giusto? Però ecco, la cosa particolare è questa: mentre mio figlio vede la mamma, mentre un ragazzo vede la propria fidanzata, Dio non lo vedi, non è qualcuno che tu lo guardi e lo puoi toccare, lo puoi sentire, lo percepisci, ne senti la presenza nella tua vita, però questa presenza nella tua vita devi avere occhi per vederla, e quindi è normale che i dubbi ci siano. Come avete vissuto la fede alla vostra età? È come tutti i ragazzini, nel senso, con alti e bassi. Io per esempio dai 12 ai 14 anni non ci ho quasi messo piede in chiesa completamente, e però è stato un momento in realtà molto proficuo, perché la presenza del Signore non mi ha mai abbandonato. Poi piano piano, frequentando l'oratorio del mio paese, che è Carini, in provincia di Palermo, avendo anche delle figure di riferimento molto interessanti, molto importanti, fra alcuni animatori della parrocchia, dei ragazzi molto in gamba, e il parroco di quella parrocchia lì che si chiamava Sacro Cuore di Gesù, bene, a poco c'è stato questo riavvicinamento, e in realtà questo riavvicinamento prosegue sempre. Io invece non mi sono mai allontanata molto dalla Chiesa, neanche nella fase dell'adolescenza, tranne un breve periodo intorno ai 12 anni. Però la vera riscoperta della mia fede l'ho avuta a 19 anni in un ritiro spirituale organizzato dai Comboniani. Là posso dire di aver incontrato Gesù e di aver riscoperto tutta la ricchezza del battesimo. Vabbè. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi, ragazzi. La vostra testimonianza è stata di grande aiuto.
Un saluto a tutti gli spettatori. Buona giornata.